appena scattato l'allarme hanno avvistato un barcone in difficoltà. Siamo per salire sul gomone della Ocean Viking. I soccorritori gli stanno dicendo di restare calmi e seduti, non si devono sbilanciare. Sono 60 persone a bordo, un bambino, nessuna donna. I migranti hanno appena spiegato che erano con un'altra nave, c'era anche una donna, hanno perso contatto con questa nave ieri notte. Sono tantissimi ragazzini, adolescenti, 15-16 anni. Safe, you are safe. Mohamed, 20 anni, egiziano. Il suo futuro è appeso a un numero di telefono scritto a penna sul retro di una scatola. In Libia. In Libia. This one. This in Libia. Guarda come ci hanno ridotto in Libia. Molte persone che vedi qui erano rinchiuse come me ad Ashdabia. Mi picchiavano qui sul petto con un bastone, pugni in faccia e sulla schiena. La mattina ci davano una ciotola di riso, così, per 10 persone. Uno, due, tre bocconi e via. Finito, non mangiavamo altro. Ancora tremano quando pronunciano quel nome, Malik. È lui il trafficante di Ashdabia in Libia che li ha rinchiusi per mesi in un magazzino. Chi è male? Lui è un poliziotto che lavora nella polizia libica, paga la guardia costiera. Dove stavo io eravamo 180 persone, dormivamo ognuno su 20 centimetri. Noi eravamo come se fosse sottoterra. E Mele, quando ha saputo che sono scappati sei e gli altri vogliono scappare, ha cominciato a sparargli addosso. Voi dovete stare qua e a sparare anche al vecchietto e ai bambini. Mi mettevo la coperta addosso. Hanno avvistato la seconda nave in questo momento. This is a boat with about 30 people inside Malta El Sahar. Hello, sir. Lo scafo sta imbarcando acqua. I soccorritori hanno manomesso il motore, non vogliono ovviamente gli scafisti possano recuperare la barca e riutilizzarla per un altro viaggio. How do you feel yourself? Cosa pensa quando accusano le ONG di spingere i migranti a partire? I don't feel anything. So che non è vero. Se non interveniamo, le persone muoiono. I mean, when you are actually doing this, whatever is four days. Siamo stati in mare 4 giorni. La seconda notte le onde sollevavano la barca 2 metri su e 2 metri giù. Ho visto la morte negli occhi. Pensavo solo a mia moglie e ai miei figli. Loro sono rimasti in Siria. Ma non abbiamo più una casa. Il terremoto ha buttato giù l'intero palazzo. Questo è il primo bicchiere d'acqua che bevono dopo moltissime ore. Dopo aver soccorso 168 persone in 4 diverse operazioni, il centro di coordinamento di Roma chiede all'Ocean Viking di dirigersi a Civitavecchia, 942 km da dove ci troviamo, 3 giorni di navigazione. Andare fino a Civitavecchia vuol dire lasciare l'area di ricerca e soccorso nel Mediterraneo senza navi in grado di prestare assistenza. Solo nelle ultime 2 settimane 300 persone sono affogate, donne, bambini, uomini che annegano alle porte d'Europa. L'unica cosa che conta per loro è non tornare nelle mani dei trafficanti libici come Malik.
Questo trafficante, Malik Zibeda, ha preso i nostri soldi e ci ha buttati in un magazzino. Aveva promesso di portarci in Europa con una grande nave, quando siamo arrivati in spiaggia. Ho visto la barchetta e gli ho detto, non salgo, torno in Egitto. Sai cosa mi ha risposto? Se vuoi tornare in Egitto, ci vai in una bara. E ha puntato il fucile contro di noi.